Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Apriamo questa sera con quanto accaduto oggi in Consiglio Comunale ad Arezzo. Attimi di tensione perché c'è stata una manifestazione, è stato svelato anche uno striscione Arezzo antifascista contro l'iniziativa che ricorderà tra poche ore proprio nella stessa sala del Consiglio Comunale Oreste Ghinelli. Sentiamo. Perché queste persone stavano la parte sbagliata della storia, va ricordato come cresciamo le nostre generazioni se non ricordando chi stava nel giusto e chi stava nello sbagliato. Bene, chi celebrate qua domani stava dalla parte sbagliata della storia. È stato durante l'intervento del consigliere comunale di Arezzo 2020 Francesco Romizzi che i rappresentanti della società civile, sindacati e associazioni tra cui l'AMPI hanno tirato fuori in consiglio comunale questo striscione per dire no all'iniziativa su Oreste Ghinelli. Non sono mancati anche attimi di tensione. L'interrogazione nel Consiglio Comunale di oggi era stata illustrata da Alessandro Caneschi e firmata dai gruppi Partito Democratico, Arezzo 2020 e Movimento 5 Stelle. Beh, un momento caldo perché i valori toccati sono quelli, come dire, alla radice del nostro essere politico. L'antifascismo è un valore fondante della democrazia e oggi dovevamo essere qui a manifestare in tutti i modi quello che ci andava riportato. Una provincia decorata alla medaglia d'oro al valor civile, non poteva che non urlare fortissimo oggi in questo consesso del Consiglio Comunale che si sta per accingere domani a celebrare una figura controversa, urlare forte che Arezzo è antifascista. L'iniziativa si terrà proprio in questa aula tra poche ore. Ghinelli, padre dell'attuale sindaco di Arezzo, non ha mai preso le distanze dalla sua appartenenza alla Repubblica di Salò ed è stato per anni alla guida del Movimento Sociale Italiano. Consigliere comunale per decenni ad Arezzo, sarà celebrato a 100 anni dalla sua nascita con il patrocinio della presidenza del Consiglio Comunale. Io credo che si debba sì ricordare anche la parte sbagliata, ma non farlo all'interno della massima assise cittadina. Ricordo che noi, il Comune, domani celebra una persona che non ha mai rinnegato la sua appartenenza alla Repubblica Sociale Italiana, quindi alla mini Repubblica di Mussolini contro la democrazia, una persona che ha difeso, l'avvocato può scegliere chi difendere, ha difeso alcuni terroristi neri che hanno fatto le peggiori stragi nel nostro paese, insomma, e questo lo direi uguale se avesse difeso magari terroristi dalle altre parti. La cosa buffa, no, è che in questi anni questa amministrazione si è contraddistinta per definire illustri ora Ghinelli, prima Gelli. Per me non sono illustri, per me i cittadini illustri e le cittadine, tra l'altro, sono altre persone. Per quanto mi riguarda, ha sottolineato poi il presidente del Consiglio Comunale, Luca Stella, quell'ideologia è morta e sepolta. Nello specifico si tratta di un'iniziativa per celebrare un avvocato e un consigliere comunale che ha ricoperto quest'ultimo ruolo per 37 anni. Questa presidenza, ha precisato Stella, è sempre disponibile ad organizzare eventi, a prescindere da qualsiasi appartenenza politica, religiosa o di altro genere. Sono dispiaciuto, ha concluso, di non aver partecipato alla celebrazione di Aldo Ducci. Magari lo avrei fatto se mi fosse stato richiesto. Intanto la vicenda ha valicato i confini comunali di un bel po'. Il gruppo parlamentare del Partito Democratico ha annunciato un'interrogazione al governo Meloni. Sulla vicenda, oltre al presidente Luca Stella, è intervenuto anche il consigliere comunale della Lega Egiziano Andreani. Anche oggi ha detto in consiglio comunale: abbiamo assistito alla sceneggiata sull'antifascismo. Nel 2023 parlare di fascismo, antifascismo, comunismo e anticomunismo significa avere la testa nel secolo scorso, senza vivere la realtà attuale. Continuare a cavalcare questi argomenti divisivi dimostra il vuoto politico in cui annaspano alcune aree politiche. E poi, insomma, è arrivata una nota a fine giornata: l'iniziativa assolutamente non è in discussione, dunque si terrà domani alle 17 nella sala del Consiglio Comunale, stesso orario in cui è stata annunciata un'altra manifestazione appunto dalle sigle che proprio oggi erano in Consiglio Comunale.
E siamo alla cronaca, oltre 10.000 articoli natalizi e prodotti per la casa esposti in vendita e privi di indicazioni in lingua e di avvertenze sulla composizione sono stati scoperti e sequestrati dalla Guardia di Finanza in un esercizio commerciale di Castiglion Fiorentino. Controlli simili sono stati poi eseguiti anche dalla Compagnia di San Giovanni Valdarno. Qui i finanzieri, eseguita un'attenta analisi della merce in vendita, hanno individuato altri 2.700 articoli circa a tema natalizio, appunto privi di etichettatura e in violazione del codice del consumo. Un incidente stradale questa mattina lungo la provinciale Sette Ponti, per cause ancora in corso di accertamento. Due automobili si sono scontrate frontalmente. L'episodio è avvenuto a ridosso di Ponte Buriano, lungo la nuova viabilità realizzata proprio per rendere più fruibile appunto il guado provvisorio sull'Arno. Sul posto la Polizia Municipale e i mezzi del 118. E siamo ancora alla politica, ma questa volta parliamo del congresso provinciale di Forza Italia che si è tenuto nelle scorse ore nella sala civica di Camucia di Cortona. È stato rieletto all'unanimità come coordinatore provinciale Bernardo Mennini. Subito dopo la sua elezione è intervenuto anche telefonicamente Antonio Tajani, segretario nazionale del partito. Spero di vedervi molto presto, ha detto Tajani, che poi ha espresso il desiderio proprio di fare presto tappa in provincia di Arezzo. Adesso ha detto Tajani, siamo pronti a conquistare la Toscana. Un'altra iniziativa questa mattina di formazione civica voluta dall'Associazione Intratevere Tarno. Sentiamo di che cosa hanno parlato appunto i relatori. Ospiti di una RSA al freddo è quanto denunciano i consiglieri di Alleanza per Bucine, che con una nota illustrano una situazione che desterebbe appunto preoccupazione. Continuano a giungerci, scrivono, segnalazioni da parte dei cittadini, operatori della struttura e parenti degli ospiti della RSA di Bucine, con cui ci fanno presente un continuo verificarsi di malfunzionamenti dell'impianto di riscaldamento. Chiediamo con forza, dicono ancora i consiglieri, che venga immediatamente risolto il problema, lo faremo presente anche nella prossima seduta del Consiglio Comunale. Adesso invece con il prossimo servizio parliamo dei 100 anni dell'ACI. Una 3 giorni nel mondo dell'automobile, una full immersion con conferenze, workshop e attività. ACI Arezzo ha così festeggiato i suoi primi 100 anni alla Casa dell'Energia. Come evento conclusivo di un anno in cui l'Automobile Club ha voluto in maniera diffusa appunto su tutto l'anno evidenziare quelle che sono le proprie attività istituzionali principali che svolge da ben 100 anni, che continuerà a svolgere. In queste 3 giornate l'Automobile Club ha voluto effettuare e mostrare ha un'esposizione di auto importanti fuori, una mostra fotografica di 100 foto per 100 anni e una serie di convegni sull'educazione e sicurezza stradale. Oltre a questo anche il settore dello sport, per questo qui sono stati messi a disposizione di tutti i giovani simulatori di rally, di Formula 1, nonché di scuola guida. Abbiamo fatto una serie di incontri con i ragazzi delle scuole per dimostrare che ovviamente al volante ci vuole un'accortezza per evitare anche tutta quella serie di incidenti che oggi sentiamo purtroppo nella cronaca. Ringrazio personalmente Patrizio Bertelli per aver messo a disposizione queste auto all'interno del nostro cortile, che hanno adornato questa 3 giorni dedicata all'automobilismo e alla sicurezza. Nella giornata dedicata agli sportivi presente anche il team Rossi 4x4. Proiettati alla partenza per la Monaco Dakar 2024, che tra 12 giorni saremo in verifica per prendere poi via Monte Carlo il 30 di dicembre. L'equipaggio è pronto, siamo qui io e Jacopo a fare una piccola conferenza per raccontare l'avventura che faremo e le avventure che abbiamo già sostenuto con sempre il motore più potente che è la passione. Partiamo dalla preparazione lunga, tanto allenamento mentale, perché bisogna essere sempre calmi anche nelle peggiori situazioni, e poi quando saremo giù il percorso lo dovremo affrontare giorno per giorno, perché fino a pochi secondi dalla partenza non avremo in mano quello che ci aspetta la giornata, quindi va vissuta momento per momento.
Siamo nella settimana santa, parliamo allora di Natale, ancora un presepe controcorrente, quello realizzato nella chiesa del Calcinaio a Cortona. Il tema è quello del conflitto israelo-palestinese, un presepe appunto che in questo caso raffigura con una statua realizzata dall'artista cortonese Antonio Massarutto una madre che tiene in braccio il figlio ormai morto. La mia scultura, ha detto l'artista, è una donna appunto in abiti arabi che tiene in braccio il figlio morto. L'arte non può fare solo cose belle, ma deve anche far riflettere e scuotere le coscienze. Vi parleremo in maniera più dettagliata di questo presepe nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Adesso invece andiamo a Oliveto, dove c'è stata la prima uscita del presepe vivente. Tutti i cittadini della provincia di Giudea dovranno recarsi nella loro città di origine per farsi censire. Detti cittadini dovranno dichiarare nome, età, residenza attuale, il numero dei membri della famiglia che abitano sotto lo stesso tetto e il lavoro svolto. Dovranno inoltre fornire una stima esatta del bestiame e delle piante in loro possesso. Scene di vita dell'anno zero, tante persone impegnate, una comunità intera per questo presepe vivente. Sì, devo dire c'è una grande partecipazione, i figuranti sono aumentati, questo ci fa piacere perché comunque ci uniamo in un momento di festa legato al Natale e c'è tanto entusiasmo, sì, e tante idee nuove, dico la verità, a volte non facili da realizzare, però sì, ci siamo. Sono tornati, è tornato un quadro insomma che era comunque già presente nel presepe, i Lebbrosi. Sì, un gruppo di amici che si sono appassionati a quest'idea e hanno creato un quartetto sì, avvincente, stanno camminando qui per le vie del borgo, hanno i campanelli ai loro bastoni e quindi sono annunciati in anticipo onde evitare contagi. Ecco, il presepe sarà accompagnato ovviamente anche dalla musica, il coro dei bambini e poi le bande, no? Sì, esatto, ci sono i bambini, gli angioletti che cantano a intervalli alle 4, alle 5, alle 6 e un quarto. E tra un coro e l'altro degli angioletti c'è la banda neocreata diciamo della parrocchia con vari strumenti a fiato e insomma che eseguono i loro brani classici di Natale. Una fatica immagino comunque piacevole che viene poi ripagata ovviamente dai visitatori. Sì, c'è un buon flusso di persone, siamo contenti, è un modo più intimo di vivere una domenica pomeriggio, insomma in compagnia e sì, in intimità. E a Cortona invece è arrivata la neve, anche se artificiale. È scesa candida e bianca in Piazza della Repubblica, rendendo così ancora più suggestivo il centro storico di Cortona. La nevicata è stata uno degli eventi di Natale di stelle, luci e riflessi. Nel borgo della Val di Chiana è stato così un altro fine settimana di divertimento e spettacoli, dai mercatini alla casa di Babbo Natale, passando per il light mapping. Ma non solo, il ricco programma di eventi nell'ultimo weekend ha toccato anche Camucia e Terontola con l'inaugurazione dei lavori di ampliamento del nido d'infanzia. Spazio poi anche alla solidarietà. Calcit Val di Chiana, Auser e Proloco Cortona Centro Storico hanno organizzato una rete di colori per la vita in Piazza della Repubblica per raccogliere fondi per il comitato e per la fondazione Meyer con le coperte di lana realizzate dalle volontarie. Sempre aperte le mostre al centro convegni Sant'Agostino, del fotoclub Etruria, i luoghi del cuore, degli alunni dell'istituto scolastico Cortona 1 con le opere di riciclo e riutilizzo e la mostra Natale in arte a cura di Domenico Monteforte. Inoltre a Palazzo Ferretti l'esposizione Guernica, genesi di un capolavoro, aperta ad ingresso libero sino al prossimo 7 gennaio.
A Pratantico è tornata una bella iniziativa dedicata al Natale. Sentiamo. Uno spettacolo semplice per farsi gli auguri di Natale, con un coro, una band, con tutte persone non professioniste, che per una sera, tramite luci, suoni, colori e voci, vorrebbero sentirsi professioniste. Dopo l'ultimo appuntamento del 2019, nella parrocchia di Pratantico è tornato l'evento Cantando il Natale. Una serata bella per tutti, per tutto il paese, c'è la voglia di stare insieme, è un percorso che abbiamo fatto in questi mesi che ci hanno portato al Natale, è un modo un po' per farci gli auguri, tutte persone non professioniste, rigorosamente non professionisti, che per una sera si vogliono sentire professionisti e abbiamo fatto questa cosa un po' con luci, suoni, simpatica per tutti, che ricorda un po' l'atmosfera natalizia. Protagonisti della serata il coro Senza Frontiere, composto da ragazzi e adulti della frazione alle porte di Arezzo assieme a giovani provenienti da altri paesi, accompagnati dalla San Giovanni Band. I musicisti più o meno sono sempre quelli, sono il coro più o meno è sempre quello che cambiano sono i bambini, perché chiaramente ogni anno diventano grandi e quindi magari abbandonano il coro perché hanno anche altri interessi. Abbiamo scelto vari pezzi, sia della tradizione, diciamo, natalizia, sia pezzi di musica leggera che spaziano un po' pezzi italiani, pezzi internazionali. Abbiamo cercato di fare un po' un excursus nel panorama musicale, tutti i pezzi ovviamente che riguardano il Natale. Nel prossimo servizio invece parliamo di una bella iniziativa degli sbandieratori di Arezzo all'interno della Pieve. Musica, bandiere e voci in Pieve. È tornato uno degli appuntamenti più emozionanti dell'anno per l'associazione Sbandieratori di Arezzo assieme a Vox Cordis e al Team Falene. Quello che ci sembra più gradito in questa particolare manifestazione è il mescolare discipline così diverse, ma al tempo stesso espressioni di tre eccellenze aretine che sono sbandieratori, Vox Cordis e ginnastrada della ginnastica Petrarca. Terzo anno che collaboriamo con gli sbandieratori per questo concerto di Natale, è bellissimo per il coro Vox Cordis essere qua, è una festa per la città, è un bellissimo momento per iniziare le feste natalizie. Le ragazze sono state brave, devo dire che ogni esibizione è un motivo di tensione per loro ed è giusto che sia così, ma lo è anche per me tutte le volte. E devo dire che è particolarmente motivo di orgoglio il fatto che queste ragazze oggi si esibiscano in città, in casa loro, sono abituate a farlo sempre in giro per il mondo, in giro per l'Italia e oggi sono ambasciatori in casa propria. Un evento finalizzato alla beneficenza in favore dell'Istituto Tevenin. Nella Cappella della Madonna del Conforto in Duomo, una cappella gremita di gente, è stato dato oggi l'estremo saluto a Carlo Benucci, 80 anni, aretino, appassionato di sport e soprattutto anche davvero rappresentante, insomma, del mondo della solidarietà con la nostra emittente. Ha realizzato tantissime telecronache della scuola basket Arezzo e allora noi lo salutiamo così. Appassionato, sempre presente, tifoso della sua città e di quello che la rappresenta, nei suoi valori più alti lo sport e la solidarietà. È scomparso all'età di 80 anni Carlo Benucci, figura di spicco del mondo dello sport e del volontariato, si è spento la notte scorsa all'hospice di Agazzi. Lascia una grande eredità alla città di Arezzo, instancabile voce del basket aretino, con la nostra emittente ha sempre reso grande ogni impresa, anche quelle finite male, della scuola basket Arezzo. Alla fine ce l'ha fatta a godersi la promozione in Serie B. Ma guarda, la scomparsa
di Carlo, ovviamente, nonostante fossimo sempre stati avvisati dalla famiglia in questi giorni di dolore, è stata veramente una botta forte per tutta la SBA, perché Carlo era diventato uno di noi, era, oltre che essere un amico personale, ma era diventato veramente un appassionato di pallacanestro, un amante della società, quindi voleva sempre sapere, anche quando nel periodo in cui era ricoverato, insomma, è sempre stato attento alle nostre passioni. E posso anche dire che forse se oggi la pallacanestro è sulla bocca di tutti nella nostra città, credo che vada riconosciuto a Carlo il fatto che sia stato proprio lui, assieme ad Arezzo TV, insomma, a portare in alto questa notorietà della pallacanestro. Sicuramente per la sua passione con il quale faceva la telecronaca e questo suo modo così forte in dei momenti è stato il suo segno di riconoscimento. Non va! Non va! Non va! Non va! Non va! Non va la tripla che avrebbe ammazzato questa partita! Non va, è Kirlis, 18, 6, 5 punti, Kirlis. Forte, io porto la solidarietà di tutti i ragazzi di tutta la SBA, perché veramente è una cosa che ha colpito tantissimo. Dalle vecchie squadre ai nuovi giocatori sentiremo veramente la mancanza di Carlo. Nel mondo dello sport è stato alla guida dei veterani dello sport e impegnato con il Panathlon, ma lo sport tutto era la sua passione, insieme alla solidarietà. Vicepresidente per anni del Calcit di Arezzo, si è speso per il Comitato Aretino Lotta contro i Tumori, dai più piccoli mercatini agli eventi più importanti. E poi la sua passione per il giornalismo, con Arezzo TV, sempre in cima ai suoi pensieri. Mi fate divertire, ci diceva sempre. Carlo, ti salutiamo consapevoli che la strada che abbiamo trascorso insieme è stata lunga e bella, e come tutte le persone a noi care, chi lascia un segno non muore mai. Un grazie a tutti i ragazzi, un grazie a tutte le persone che si sono avvicendate qui a questi magici sportelli e banchini, grazie alla città che quando è chiamata risponde sempre in maniera egregia. Grazie a tutti. Diciamo che la caratteristica di Carlo era quello di chiamare la gente per fargli fare le offerte, e qualcuno, quando lo vedeva anche da lontano, cercava di scalzarlo, perché poi ovviamente era costretto a dare la sua offerta. Perciò lui era sempre col suo microfono in mano, a vendere la scopina, a vendere il mestolino, alla grande tombola. Insomma, era un personaggio che, oltre all'impegno, diciamo, che era dovuto per il consiglio, quando era nella piazza era un personaggio che si vedeva, e le persone ovviamente non riuscivano a non fare l'offerta per il calcio. Perciò quando c'era lui le offerte triplicavano. I magnifici sette sono qui davanti a me, davanti alla ruota, gira la ruota del calcio. Ha fatto parte del calcio per oltre 35 anni, e ovviamente sempre presente nelle nostre iniziative con il suo microfono, in piazza a chiamare la gente per raccogliere fondi. Ha contribuito e ha supportato anche la Greta Palazzini nel mercatino in concerto, perciò diciamo una grande presenza e un, diciamo, per noi una perdita, oltre che, diciamo, di un consigliere, anche di un amico. Personalmente conoscevo Carlo anche fin da ragazzo, perciò diciamo, quando succedono queste cose, che non siamo mai preparati, però succedono, veramente ne rimaniamo veramente, veramente dispiaciuti. E oggi per Carlo Benucci anche un minuto di silenzio in Consiglio Comunale ad Arezzo, e noi rinnoviamo ovviamente le condoglianze alla famiglia. Parliamo adesso invece di sport. Fatale l'ultimo quarto di gara, l'Amen BC Servizi è stata battuta a Quarrata.
Sconfitta in terra pistoiese per l'AMBC Servizi Arezzo, che tiene per tre quarti di gara prima di arrendersi al CLS Quarrata. Inizio equilibrato nei primi minuti di gioco, quando gli Amaranto rispondono colpo su colpo alle iniziative dei padroni di casa. I canestri di Iannicelli valgono però il sorpasso alla prima sirena, certificando una SBA vogliosa di ben figurare. Nel secondo quarto l'AMBC Servizi riesce a conquistare anche 7 lunghezze di vantaggio sul 19-26 grazie ad un parziale di 6-0. Purtroppo però il quintetto di coach Evangelisti non riesce a trovare la via del canestro come nella prima frazione, 36-33 per Quarrata all'intervallo. Al rientro in campo dagli spogliatoi, la difficoltà in fase realizzativa dell'AMBC Servizi favorisce l'allungo dei pistoiesi, con Tiberti ancora sugli scudi a punire la difesa aretina. Arezzo segna solamente 20 punti nei 20 minuti centrali della gara. Nell'ultimo quarto la SBA reagisce ed ha l'opportunità di tornare a meno 5, ma Toia sbaglia un contropiede che avrebbe potuto cambiare l'inerzia morale della partita. La squadra di coach Evangelisti scivola poi a meno 16 prima di trovare una nuova reazione grazie ad alcuni recuperi difensivi, ricucendo un po' il distacco. Quarrata però è fredda nei secondi finali, non facendosi sorprendere, portando a casa il successo per 79-68. Mercoledì si giocherà subito un nuovo turno infrasettimanale con l'ultima partita del 2023, che vedrà le 21 al Palasport Estra Mario Dagat arrivare il Cecina capolista. Sarà anche l'occasione per ricordare, con un minuto di raccoglimento, Carlo Benucci, telecronista ufficiale della scuola basket Arezzo per oltre 10 anni. È andata meglio per i colori amaranto, rappresentati invece dall'Arezzo Calcio femminile, che ha vinto per 1-0 contro la Res Roma. Sì, una partita difficile, molto, veramente molto sofferta, perché il campo, insomma, però ci volevano questi tre punti, quindi veramente prima della pausa un ottimo risultato. L'Arezzo Calcio femminile chiude il 2023 con una vittoria. Le Amaranto vincono 1-0 in casa nell'undicesima giornata del campionato di Serie B femminile giocata al comunale di Castiglionfibocchi. Sì, questi tre punti sono significativi per la classifica e stiamo cambiando rotta, stiamo facendo veramente risultati positivi ad ogni partita, quindi questo ci voleva proprio. A siglare il gol della vittoria nel finale, un gran destro di Costanza Razzolini. No, è stato un bel gol, devo dire che nonostante avessi provato a tirare un paio di volte, il campo non era il massimo, quindi non l'avevo colpita bene. E questa volta invece sono andata, ho detto tiriamo, colpita al volo, invece nella palla più difficile l'ho colpita bene, è andata bene, è entrata, partita che abbiamo, penso, insomma, giocato noi per la maggior parte del tempo e siamo riusciti a portare a casa una vittoria che era quello che volevamo. All'81esimo il capitano dell'Amaranto trova infatti un bellissimo tiro dal limite dell'area che fulmina dalla buona. Sono molto orgoglioso e contento per la società oggi, per questo uomo che mette tutti questi pensieri, tutto il tempo, la sua parte, anche la credenza in noi. Sono molto molto orgoglioso per il presidente, per il club, per le giocatrici che hanno fatto esattamente cosa abbiamo chiesto di loro. Da ora in poi si respira un po', abbiamo avuto queste 11 prime partite, abbiamo fatto tutto il migliore che abbiamo potuto fare e ora si vede nel 2024 con più positività. Per il futuro lo sappiamo, calcisticamente parliamo, abbiamo ancora 4 partite del giro di andata, quindi noi non abbiamo finito il nostro primo giro ancora, è finito l'anno con una partita molto 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 bella, i tre punti, però si vede ora, siamo concentrati al 7 gennaio ora, fuori casa contro Pavia, per concludere queste 4 partite del girone di andata, e poi si vede anche il prossimo giro con più positività. E allora in queste ore si gioca l'attesissima Arezzo-Perugia, sono più di 5.000 i tifosi presenti allo stadio. Sentiamo il direttore generale, appunto, degli Amaranto, Cutolo, sull'importanza proprio di questa gara. Partita importantissima sia dal punto di vista della classifica, ma soprattutto dal punto di vista, ecco, emotivo, perché è un derby che ritorna dopo 3 anni. Tra l'altro con la presenza del pubblico, perché l'ultimo l'ho fatto io in campo e non è la stessa cosa non avere
sia i tifosi nostri che quelli ospiti, e ci sono delle motivazioni altissime per questa partita qui, ma io penso che noi ci presentiamo, arriviamo veramente con grande carica a questa partita. Intanto affrontiamo una delle prime della classe, quindi il Perugia, si sa, è una squadra costruita per i vertici di questo campionato e sta rispettando magari, ecco, la classifica, perché è terza in classifica e sì, al di là delle frasi fatte, noi ci sono delle motivazioni che ci devono spingere oltre alle frasi fatte, ripeto, perché abbiamo bisogno di punti assolutamente, perché è una partita che ci aspettiamo comunque delle risposte importanti proprio dal punto di vista, ecco, emotivo. Non è che non ci sono state in questo corso di campionato, ma sono partite dove veramente bisogna curare nel minimo dettaglio, poi personalmente ognuno si carica a modo proprio, però è normale che c'è da prendere con le pinze tutte le situazioni, perché è un avversario forte, perché è pur vero che la classifica ci dice che siamo in linea con quello che ci siamo detti, ma possiamo anche recriminare che personalmente la qualità della squadra avrebbe meritato anche qualche punticino in più. Nelle prossime edizioni del nostro telegiornale vi diremo anche come è andata a finire Arezzo-Perugia. Per adesso è tutto. Grazie per l'ascolto e arrivederci.